L'ANAC e il Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza di Roma starebbero effettuando un'ispezione presso l'arsenale militare di Taranto. Al centro il bando e i relativi contratti per l'ammodernamento della nave San Marco della Marina Militare. Secondo quanto emerso dall'istruttoria ancora in corso, riferisce l'ANSA, il consorzio di aziende che si è aggiudicato i lavori si configurerebbe come una struttura stabile a supporto dell'arsenale e l'ANAC ipotizza la violazione dei principi di concorrenza, par condicio e non discriminazione. Arrivate nella serata di ieri le attese aperture del CTS per sport e spettacolo. Negli stadi e nei luoghi all'aperto la capienza può passare dall'attuale 50% al 75%, mentre nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 50%. Cinema, teatri e sale concerti potranno contare sulla capienza massima all'aperto e all'80% al chiuso. Resta comunque imprescindibile l'uso del Green Pass. Ora la palla passa al governo che dovrà decidere modi e tempi per dare esecuzione alle indicazioni degli esperti, previsto un consiglio dei ministri già domani. Sono 1.772 nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Italia, insieme a 45 decessi su tutto il territorio nazionale. Il tasso di positività si attesta sull'1,4%. In Puglia 57 le positività riscontrate nelle ultime 24 ore, di cui 4 a Taranto. Le vittime in regione sono state 2. Capitolo vaccini, prosegue la campagna nell'area ionica. Il bollettino di ieri certifica la somministrazione di più di 1.000 dosi nella mattinata in tutti gli hub della provincia. A poche ore dall'arresto dell'ex commissario straordinario dell'Ilva di Taranto, Enrico Laghi, nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza con l'accusa di corruzione in atti giudiziari in concorso con altre persone, non mancano le reazioni dal mondo politico. A Taranto è stato compiuto uno scempio morale, ha commentato il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli. Secondo le indagini epidemiologiche dell'Istituto Superiore della Sanità, i bambini di Taranto si ammalavano di tumore del 51% in più rispetto alla media pugliese, aggiunge, in città regnava la corruzione per nascondere il disastro sanitario e ambientale. Sulla stessa linea l'eurodeputata tarantina del gruppo Green, Rosa D'Amato, lo stabilimento cade a pezzi, spiega, mettendo a rischio operai e cittadini, e a tenerlo in vita è un sistema marcio di connivenze. Serve un puntello forte che inizi dalla chiusura, conclude, e da una pianificazione economica che mette in rete alternative e welfare. A seguito dell'evasione di un detenuto leccese dal policlinico di Bari, il consigliere regionale Francesco Ventola ha richiamato l'attenzione sulle numerose criticità che affliggono le carceri pugliesi, dalle evasioni ai problemi sanitari, dalla carenza di personale alla mancanza di sicurezza. Il problema è nazionale, ha concluso Ventola, che ha chiesto al governatore emiliano di sensibilizzare il governo a prestare maggiore attenzione alla polizia penitenziaria, troppo spesso lasciata sola con i suoi problemi. Si svolgerà il 28 e il 29 settembre 2021 presso il campus di Taranto dell'Università degli Studi di Bari il Rethink Circular Economy Forum di Taranto, pensato per presentare una visione sui macro trend, i possibili percorsi evolutivi e le principali progettualità dell'economia circolare a livello nazionale ed internazionale. Al centro la nascita di attività innovative e imprenditoriali che si sviluppino sul territorio tarantino per creare un impatto positivo sul sistema economico locale e nazionale. Nell'arco delle 2 giornate dell'evento si avranno interventi di corporate, start-up, enti di ricerca e attori istituzionali che a diverso livello stanno portando avanti e supportando progetti sull'economia circolare. Dicevo nel corso della mattinata insieme agli altri rappresentanti istituzionali che per Taranto è molto importante ospitare questo tipo di riflessioni per un motivo abbastanza intuibile. In questi anni io credo che con grande sinergia, con grande sforzo, tutte le istituzioni, tutti gli attori pubblici hanno fatto il tentativo di modificare sin dalla base, con grandi momenti di partecipazione, le proprie politiche, il modello di sviluppo che questa comunità aveva, come sapete, avendo l'esigenza di mettersi alle spalle la monocultura siderurgica. Abbiamo introdotto, forse anche anticipando i temi,
tipici della stagione che stiamo vivendo a livello nazionale del PNRR, come dire, argomenti come l'economia circolare, la transizione energetica. Manca però l'ultimo miglio, io dico sempre, cioè far metabolizzare al sistema di imprese, ai giovani, al mondo universitario correttamente questi sforzi, questa programmazione, questi grandi investimenti che stanno per atterrare sul territorio, per fare in modo di ottimizzare le ricadute, insomma, all'interno di quel modello di sviluppo che abbiamo in mente. Momenti come questo ricongiungono lo sforzo, la programmazione delle istituzioni con la traiettoria di grandi operatori nazionali e internazionali, il caso di Eni in particolare, che fanno di quei temi, come dire, la loro agenda oggi e quindi rendono più concreto, come dire, l'atterraggio di certe iniziative su questo territorio. Una iniziativa importante, condividendo il pensiero di Rinaldo, rispetto al quale noi siamo tenuti a confrontarci, ad approfondire, a dibattere, alla presenza non solo di tutti gli altri attori del territorio, quindi le altre istituzioni, la grande impresa, start-up, università, centri di ricerca, ma anche e soprattutto i giovani, perché i giovani sono chiamati a vivere non solo il futuro, non rappresentano solo il futuro, ma rappresentano anche il nostro presente, e noi rispetto al presente dobbiamo da subito dare delle risposte. La raffineria di Taranto è una realtà presente nel nostro territorio ormai da oltre 50 anni e nel corso degli anni certamente ha investito su tutta una serie di tematiche che hanno a che fare con l'eccellenza operativa, dotandoci sempre delle migliori tecnologie disponibili e delle migliori prassi operative. Oggi tutto questo non basta, perché bisogna anche fare un cambio di passo dal punto di vista dell'interazione con tutte le componenti del territorio in cui operiamo, favorendo cioè la nascita di una nuova cultura energetica sempre più orientata al recupero di tutto ciò che oggi è scarto ma domani dovrà divenire materia prima di nuovi processi produttivi. Il convegno è stato pensato cercando di tenere presente i principali elementi presenti a Taranto, quindi ci siamo focalizzati su tre aree che sono la transizione energetica, il porto e la gestione ambientale. Quindi noi abbiamo pensato che queste fossero tre aree e tre grandi opportunità per questo territorio. Lo stabilimento Eni sul territorio di Taranto è importantissimo, lo è sempre stato e lo sarà ancora di più. E Taranto per noi rappresenta non solo un'attività industriale ma anche un laboratorio di innovazione nel processo anche di transizione energetica. Il tema dell'economia circolare è uno dei temi centrali, perché ci aiuta a modificare i nostri comportamenti, trovare nuove tecnologie, nuove idee, nuovi progetti per la valorizzazione degli scarti dei rifiuti, per il riutilizzo dei prodotti non più in uso, per proprio trasformare un processo lineare in un processo circolare. Si svolgerà questo pomeriggio al Palafium il memorial dedicato a Guglielmo in Bimbo, il giocatore che ha rivoluzionato la pallacanestro tarantina, quella targata anni 60 dell'INA Taranto che ha avuto proprio la figura di in Bimbo, detto William, tra i protagonisti di quella squadra storica per il basket. Con l'organizzazione del CUS Ionico Basket
Taranto, il programma prevede in apertura un amichevole tra le formazioni under 17 dell'ANSPI Santa Rita e della Virtus Taranto, società satellite del CUS Ionico, quindi una partita tra vecchie glorie rosso-blu. Siamo qui stasera per questo Memorial William, così nominato dal nome Guglielmo Imbimbo, purtroppo un grande giocatore che quest'anno fa 10 anni che non c'è più. Allora, essendo lui un giocatore che ha vestito la maglia dell'Ina, ma soprattutto da Ricciardi, beh, uno come me, Salvatore Massari e tanti altri, il CUS Ionico, della Virtus, richiamare Ricciardi e richiamare la gioventù, l'appartenenza, la palestra stupenda. Allora oggi abbiamo voluto ricordare William con un memorial con i ragazzi più promettenti di Taranto, della Virtus e Santa Rita Andrea 17, e quelli che erano i promettenti quando giocava William, cioè quelli che oggi saranno ragazzi di 45-50 anni che fra un po' scenderanno in campo con i colori da Ricciardi, bianco-verdi. Quindi oggi un po' da Ricciardino, da ex Ricciardino, è un po' un orgoglio vedere questi colori e ricordare William. Beh, nel mio ruolo di assessore allo sport e alla cultura non potevo che essere presente oggi, perché oggi si ricorda, insomma, una persona che sia per lo sport che per la cultura ha fatto tanto in questa città e soprattutto insieme a lui ci sono tutti coloro che hanno fatto grande la pallacanestro a Taranto. Ed è bello anche il fatto che si cominci con i più giovani, quelli che saranno il futuro del pallacanestro a Taranto, per poi passare al passato e soprattutto per ricordare una persona importante. Credo che questi momenti siano fondamentali, perché se vogliamo costruire anche un futuro sportivo in questa città abbiamo bisogno di esempi, ma soprattutto un grande esempio per lo sport e per la cultura l'ha rappresentato e lo rappresenta sicuramente per tutti i più giovani Guglielmo Imbimbo. Arrivate nella serata di ieri le attese aperture del CTS per sport e spettacolo. Negli stadi e nei luoghi all'aperto la capienza può passare dall'attuale 50% al 75%, mentre nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 50%. Cinema, teatri e sale concerti potranno contare sulla capienza massima all'aperto e all'80% al chiuso. Resta comunque imprescindibile l'uso del Green Pass. Ora la palla passa al governo, che dovrà decidere modi e tempi per dare esecuzione alle indicazioni degli esperti, previsto un consiglio dei ministri già domani. Si svolgerà il 28 e il 29 settembre 2021 presso il campus di Taranto dell'Università degli Studi di Bari il Rethink Circular Economy Forum di Taranto, pensato per presentare una visione sui macro trend, i possibili percorsi evolutivi e le principali progettualità dell'economia circolare a livello nazionale ed internazionale. Al centro la nascita di attività innovative e imprenditoriali che si sviluppino sul territorio tarantino per creare un impatto positivo sul sistema economico locale e nazionale. Nell'arco delle due giornate dell'evento si avranno interventi di corporate, start-up, enti di ricerca e attori istituzionali che a diverso livello stanno portando avanti e supportando progetti sull'economia circolare. Dicevo nel corso della mattinata insieme agli altri rappresentanti istituzionali che per Taranto è molto importante ospitare questo tipo di riflessioni per un motivo abbastanza intuibile. In questi anni io credo che con grande sinergia, con grande sforzo tutte le istituzioni, tutti gli attori pubblici hanno fatto il tentativo di modificare sin dalla base, con grandi momenti di partecipazione, le proprie politiche, il modello di sviluppo che questa comunità aveva, come sapete, avendo l'esigenza di mettersi le spalle la monocultura siderurgica. Abbiamo introdotto, forse anche anticipando i temi tipici della stagione che stiamo vivendo a livello nazionale del PNRR, come dire, argomenti come l'economia circolare, la transizione energetica. Manca però l'ultimo miglio, io dico sempre, cioè far metabolizzare al sistema di imprese, ai giovani, al mondo universitario correttamente questi sforzi, questa programmazione, questi grandi investimenti che stanno per atterrare sul territorio, per fare in modo di ottimizzare le ricadute, insomma, all'interno di quel modello di sviluppo che abbiamo in mente. Momenti come questo ricongiungono lo sforzo, la
programmazione delle istituzioni con la traiettoria di grandi operatori nazionali e internazionali, il caso di Eni in particolare, che fanno di quei temi, come dire, la loro agenda oggi e quindi rendono più concreto, come dire, l'atterraggio di certe iniziative su questo territorio. Una iniziativa importante, condividendo il pensiero di Rinaldo, rispetto al quale noi siamo tenuti a confrontarci, ad approfondire, a dibattere, alla presenza non solo di tutti gli altri attori del territorio, quindi le altre istituzioni, la grande impresa, start-up, università, centri di ricerca, ma anche e soprattutto i giovani, perché i giovani sono chiamati a vivere non solo il futuro, non rappresentano solo il futuro, ma rappresentano anche il nostro presente, e noi rispetto al presente dobbiamo da subito dare delle risposte. La raffineria di Taranto è una realtà presente nel nostro territorio ormai da oltre 50 anni e nel corso degli anni certamente ha investito su tutta una serie di tematiche che hanno a che fare con l'eccellenza operativa, dotandoci sempre delle migliori tecnologie disponibili e delle migliori prassi operative. Oggi tutto questo non basta, perché bisogna anche fare un cambio di passo dal punto di vista dell'interazione con tutte le componenti del territorio in cui operiamo, favorendo cioè la nascita di una nuova cultura energetica sempre più orientata al recupero di tutto ciò che oggi è scarto ma domani dovrà divenire materia prima di nuovi processi produttivi. Il convegno è stato pensato cercando di tenere presente i principali elementi presenti a Taranto, quindi ci siamo focalizzati su tre aree che sono la transizione energetica, il porto e la gestione ambientale. Quindi noi abbiamo pensato che queste fossero tre aree e tre grandi opportunità per questo territorio. Lo stabilimento Eni sul territorio di Taranto è importantissimo, lo è sempre stato e lo sarà ancora di più. E Taranto per noi rappresenta non solo un'attività industriale ma anche un laboratorio di innovazione nel processo anche di transizione energetica. Il tema dell'economia circolare è uno dei temi centrali, perché ci aiuta a modificare i nostri comportamenti, trovare nuove tecnologie, nuove idee, nuovi progetti per la valorizzazione degli scarti dei rifiuti, per il riutilizzo dei prodotti non più in uso, per proprio trasformare un processo lineare in un processo circolare.